Piemonte ha una legge sulla violenza di genere e, prima regione in Italia, introduce il codice rosa, con l'attivazione nei pronto soccorso di un'equipe multidisciplinare per le vittime di violenza. Il provvedimento approvato dall'Aula stanzia 500.000 euro l'anno, oltre i 2 milioni di fondi statali per i centri antiviolenza e le case rifugio. Le commissioni Sanità e Ambiente del Consiglio hanno approvato il nuovo piano regionale Amianto, che stabilisce le aree di intervento, le azioni, gli strumenti e le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi. 25 milioni di euro le risorse stimate per la sua realizzazione. Tibet oggi per non dimenticare. È il titolo del convegno organizzato a Palazzo Lascaris per ricordare la tragedia del popolo tibetano, vittima da oltre 60 anni del tentativo di cancellarne l'identità culturale e religiosa. Una passeggiata in centro e una visita nei palazzi istituzionali. È l'iniziativa organizzata da Federanziani Piemonte per promuovere l'attività fisica tra gli over 65, che ha fatto tappa a Palazzo Lascaris, dove un gruppo di 80 anziani è stato ricevuto dal presidente Mauro Laus. Ha preso il via alla Facoltà di Biotecnologie a Torino il ciclo di incontri il lunedì pomeriggio sulla prevenzione della salute. Per 6 settimane medici, docenti universitari e studiosi dell'alimentazione approfondiscono in maniera multidisciplinare stili di vita, alimentazione, ambiente e movimento. Presentato in Consiglio regionale il cortile dietro le sbarre, biografia di Don Domenico Ricca, cappellano dell'Istituto Penale per Minori torinese. I diritti finanzieranno borse di studio e di lavoro per il reinserimento dei ragazzi che attraversano l'esperienza del Ferrante a Porti. Giornata di studio a Palazzo Lascaris sul numero unico europeo per le emergenze, istituito anche in Italia. Il 112, da sempre riferimento dei carabinieri, sostituirà i vecchi numeri di emergenza, 113, 115 e 118, che rimarranno attivi ma convoglieranno su un'unica centrale operativa.